uno stile un po' contemporaneo, un po' moderno. E qualche volta quando si parla di danza moderna si è convinti che sia magari quella che abbiamo visto all'inizio, con tutti questi ritmi così graffianti, invece no, la danza moderna è quella che attinge di più dall'artistica e dalla classica. E poi il sapore contemporaneo gli dà quel non so che di particolare, come in questa coreografia di una musica che io amo tantissimo, ogni anno ce n'è una che mi è preferita e la ascolto sempre, la inserisco dappertutto. E questa è la coreografia che adesso vi presentiamo con tutto il gruppo al completo, bellissimi, vestiti bene. Non vi distanziate troppo, tornate poi verso il centro perché si possa ben pescare l'immagine con le telecamere. Ovviamente io riprendo la mia posizione centrale perché, scusa, aspetto un anno e poi non mi vedo le coreografie. Allora, adesso viene la parte più bella perché devo riuscire a presentare il titolo in inglese di questo brano, che si intitola Somebody That I Used to Know. Forse allora state in fiducia, e comunque è giusto, non è giusto? Ah sì, visto che mi critichi, girati. L'esperta, vieni qua, l'esperta quasi finito gli esami, vieni qua. Sotto esami di maturità, diciamo che siamo nelle vicinanze del 100 con questa. Sì, allora tu facciamo così, tu lo dici a me e io lo ripeto. Allora. Ma dillo a me il microfono, non ci sento. Va bene, quello che ha detto Katia. Goody, vai con la musica.
Giovanni, perché io devo farlo da... Non era questa la posizione finale, rifatemi tutto il balletto da capo per punizione. Fatemi la posizione finale con il tocco tri, così quando fa tri, chi ha sbagliato? Qual era il movimento? Vai, fatemelo perché non me lo posso perdere. Ecco, era questo. Va bene, non ha la minima importanza, perché saper ballare vuol dire anche saper fronteggiare un momento di impasse, loro ci sono riusciti benissimo.